Vernissage a Zurigo in una cornice inconsueta. Gli uffici, le sale redazionali di Svizzera 4 ospitano una mostra del luganese Mario Comenzoli, uno dei più originali pittori del nostro paese, scomparso 2 anni fa. Perché questa iniziativa? Ma prima di tutto perché la televisione deve produrre e non soltanto diffondere cultura. Inoltre Comenzoli è per così dire l'ispiratore di Svizzera 4, ticinese, emigrato a Zurigo, influenzato dalla cultura francese, parlava di preferenza il francese piuttosto che lo Schweizerdeutsch. In fondo sintetizzava il best of della cultura elvetica. L'inserimento delle opere di Mario Comenzoli in un ambiente di lavoro non è nuovo. Il pittore ticinese emigrato a Zurigo non amava le gallerie d'arte. Prima di entrare nei maggiori musei svizzeri aveva esposto anche in fabbriche e supermercati. I suoi personaggi, dai gastarbeiter degli anni 50 ai loro figli della seconda generazione, maschere delle sale cinematografiche, eroi delle discoteche, sembrano trovare qui un'atmosfera amica. L'impressione di 2 redattori di Svizzera 4. Personalmente ne sono entusiasta, è un grande onore per noi ospitare quadri che sono stati nei maggiori musei svizzeri e soprattutto dei Comenzoli. Trovo infatti che questa pittura si integra perfettamente nel nostro ambiente perché Comenzoli è un artista che si rivolge a un pubblico giovane e noi siamo una redazione giovane che cerca di lavorare con slancio ed entusiasmo. Lavoro, ritmo, entusiasmo è proprio il tema di opere come questa che ci danno una motivazione in più. Und ich glaube, es ist eine Motivation für uns alle. Pour le départ, je dirais que c'est une alternative intéressante au musée. Direi anzitutto che si tratta di un'alternativa interessante rispetto ai musei, dove spesso l'opera d'arte non vive. Qui abbiamo invece la possibilità di un'interazione con i quadri, che di riflesso assumono un significato più ricco, più stimolante. Comenzoli ha sempre cercato di raccontare il nuovo e i suoi riflessi sul costume e sulla morale. Alla fine degli anni 50 aveva scoperto i lavoratori meridionali che affluivano in Svizzera, raffigurandoli con intenso lirismo e partecipazione. È l'epoca dei lavoratori in blu. Il suo modello preferito era un operaio che vive ancora a Zurigo, cui era legato da una profonda amicizia. Io praticamente mi sentivo una certa sponda per la sua sicurezza nel disegnare e tutto, no? E lui era anche tranquillo in un certo senso perché mi ripeteva sempre: se prendo te metto sul quadro con facilità perché la pittura mi ubbidisce, se prendo un altro non riesco sempre a tribulare troppo, no? Questi personaggi, scriveva Carlo Levi in margine a una mostra di Comenzoli a Roma, li sentiamo fraterni e siamo grati all'autore di averli capiti e amati. In Svizzera i riconoscimenti arrivarono invece molto più tardi. È un grande realista svizzero e i realisti della cultura svizzera sono rari, soprattutto nella pittura. Nella Svizzera del dopoguerra Comenzoli è una figura unica e penso che deve ancora venire il momento in cui si riconoscerà pienamente il suo valore. Questo artista vitale, che giocava anche al pallone in formazioni minori di Zurigo, sapeva cogliere la bellezza e la forza del gesto atletico. Ma poi, in sintonia con il movimento del 68, Mario Comenzoli cambia improvvisamente registro. Da calci alle convenzioni, ai tabù culturali. L'ironia e lo sberleffo colorano vivacemente la sua pittura. Un pittore di denuncia e un pittore che se ne parlerà come un Daumier. Nell'epoca Daumier, non paragono nessuno, ma nell'epoca Daumier ha avuto quella funzione lì e lui ha avuto questa funzione nella nostra epoca. E arriviamo all'ultimo Comenzoli, questo sismografo delle trasformazioni sociali, come è stato definito. Nei giovani che vivono un'esistenza marginale alternativa alla borghesia, il pittore trova nuova ispirazione.
e come in questo dipinto scoperchia il mondo della subcultura. Conquistato in un primo tempo dalla vivacità creativa dei punks, il pittore affonda sempre più in una visione pessimistica della società. E abbandonando le utopie colorate dei No Future, l'artista che aveva il suo atelier a due passi dall'Etten inizierà un racconto che lascia sempre meno spazio all'ironia liberatoria. Penso che l'importanza di questa generazione del dopoguerra, cui apparteneva anche Varlin, sia da ricercare nella loro funzione di cronisti della società. Un'importanza che verrà riconosciuta anche oltre i confini della Svizzera, perché analoghe tendenze si sono manifestate in altri paesi europei. In una galleria della Pfalzgasse, nel cuore della vecchia Zurigo, ha sede da due settimane la Fondazione Comenzoli, che per volontà della vedova Hélène, scomparsa pochi mesi dopo il marito, si propone di mantenere viva la memoria dell'artista. Attualmente sono in mostra opere ritrovate nell'appartamento dei Comenzoli, che hanno particolare importanza affettiva e che ritracciano il percorso del Luganese. Dai quadri e dalle statue picassiane realizzate giovanissimo a Parigi, ad altri momenti significativi, fino alla solitudine disperata del protagonista d'un'opera recente. C'è un filo rosso nella sua opera, che sul piano formale è determinato da una ricerca permanente, da un continuo rinnovarsi. E poi c'è una costante nei contenuti, rappresentata dal suo umanesimo, dal suo rapporto con l'uomo, dalla sua attiva partecipazione, dal suo positivo rapporto con la vita. La galleria della Pfalzgasse racchiude intime memorie dell'artista. Dalla sua libreria, con le opere di Majakovskij, Sartre e Pasolini, i suoi autori preferiti, a un dipinto del padre morente, un muratore. Della madre era rimasto orfano appena nato. E poi c'è la sua bicicletta, perché fino all'ultimo gli zurighesi lo hanno conosciuto così, mentre pedalava da un quartiere all'altro, come un Don Chisciotte a due ruote, tra un traffico motorizzato sempre più invadente.